Purtroppo una notizia che non avremmo voluto sentire, sindaco, è stato investito, ma cos'è accaduto? Ma deve essere sbucato all'improvviso lungo il guardrail di protezione della strada statale 17 e poi colpito da una Golf condotta da un giovane, due ragazzi che provenendo da Castellisangro in direzione Roccaraso sono trovati davanti e colpito in pieno e sbalzato ovviamente più innanzi della vettura. Appena siamo arrivati, l'orso si muoveva ancora, insomma, evidentemente faceva dei gesti insomma, che accusava dolore, quindi sicuramente dei traumi interni pesanti. E poi, insomma, abbiamo chiamato tutti i soccorsi, c'è cioè, qui uno spiegamento delle forze dell'ordine, tra l'altro una strada diciamo, molto transitata, quindi hanno dovuto le forze dell'ordine regolare anche il traffico su una sola corsia, quindi limitato al transito alternato. Oramai è già una buona mezz'ora che l'orso non ha più dato segni di vita, sono accorsi i veterinari della ASL L'Aquila, dottoressa Ermina Scioli, che poi ha dovuto constatare il decesso dell'animale. La ringrazio, Grazie a sindaco. voi.